Restando nel tema money, 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 Seba ci parla oggi di quanto costa vivere in Giappone. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, sono Sebastiano Serafini in Giappone. Se siete nuovi a questo canale iscrivetevi, lasciate un commento, un messaggio, un mi piace, tutto quello che volete, condividetelo con i vostri amici e soprattutto attivate anche la campanella, mi raccomando. Allora, oggi volevo rispondere a tanti commenti che mi arrivano perché tanta gente mi scrive che fortunato tu che vivi in Giappone, che fortunato tu che viaggi tanto, che fortunato che puoi essere là. Mi hanno detto io sarebbe impossibile, non hai soldi eccetera eccetera, il Giappone costa troppo. Allora io vorrei sfatare un piccolo mito del Giappone che è il Giappone costa tanto. Sì, il Giappone costa tanto, ma non costa secondo me così tanto di più dell'Italia. Secondo me, se si riesce a risparmiare e ci si mette di buon impegno a parte un po' di soldi, si riesce veramente a vivere in Giappone senza problemi. Oddio, Tokyo è un po' più cara magari rispetto alle altre città, però veramente, anche se voi arrivate con un visto studentesco, comunque potete lavorare. E grazie a questo video vi spiegherò un po' come potreste fare per riuscire a sopravvivere a Tokyo anche con poco, nell'attesa di trovare un lavoro che magari vi dà più soldi. Allora, innanzitutto facciamo una premessa: che se vivete a Tokyo costerà molto di più che se vivete invece magari nelle altre parti del Giappone, perché Tokyo è comunque la capitale. Quindi, se voi andrete a vivere a Tokyo, a Osaka costa già meno, però è comunque più costosa rispetto ai posti di campagna. Se voi andate in posti di campagna, veramente gli affitti costano molto, molto meno. E anche all'interno di Tokyo, comunque i prezzi variano perché tanta gente dice viva a Tokyo, ma magari viva in Saitama o vive a Chiba, che sono delle prefecture, delle prefetture praticamente vicine a Tokyo, una est, una nord, l'altra ovest. Ci sono, una possono anche vivere a Kanagawa, magari, e là sono sempre considerato Tokyo. E magari uno comunque non è strano. Per i giapponesi farsi un'ora di treno per poter andare al lavoro, quindi non è una cosa assolutamente strana. E comunque potete dire comunque che vivete a Tokyo, state vivendo a Tokyo, però con un affitto molto più basso, una casa molto più grande. Premesso questo, e premesso anche che, anche se dite centro di Tokyo, se voi prendete la parte inferiore rispetto alla parte superiore, all'interno della Yamanote, che è quello che viene considerato il centro, comunque il centro, ma la parte più a meridione, costa molto di più della parte, diciamo, della Yamanote sopra, quindi la parte che va, diciamo, da Shibuya, se volete, a penso che siano tra i posti più costosi. Comunque, vabbè, insomma, sono tutti questi posti. Comunque, in ogni caso, voi considerate che in media, se siete studenti, potrete lavorare 28 ore al mese, che questi si traducono, considerando che di solito guadagnerete sui 1000 euro, sui 1000 yen, scusate, se guadagnerete più o meno sulle 1000 yen all'ora, potete mettere da parte 80.000 yen, che già non è poco. Poi, qua, chiedendo un po' a tutti, praticamente, di solito si spendono dai 10 ai 30.000 yen quanto a cibo e cose per la casa. Poi si spendono sui 10.000 yen per mangiare fuori, perché comunque alla fine non costa tantissimo mangiare fuori. Mettetevi, non lo so, 15 euro per andare a mangiare, poi 20 euro per, non so, magari se andate al karaoke, così. Quindi non è in realtà così tanto come uno può pensare quanto possa costare la vita. Quindi secondo me vi dico, se vorrete vivere fuori Tokyo vi serviranno sui 100.000 yen, che quindi più o meno, se voi lavorate già 28 ore, riuscite a mettere da parte 80.000 e ce la potete fare. Se vi accontentate di vivere magari in un dormitorio o in una guest house, potete anche guadagnare con quegli 80.000 che avrete il visto studentesco. Costa tanto fare il visto studentesco, bisogna anticipare tanti soldi. Però se riuscite a metterveli da parte prima di arrivare in Giappone, con gli 80.000 che vi dà la scuola, se vivete in campagna, secondo me è possibile sopravvivere. Ovviamente per dei periodi provvisori, in attesa che trovate un lavoro magari che vi dà un po' più di guadagno, una volta che avrete imparato il giapponese con la scuola. Però veramente non pensate che sia impossibile inarrivabile al Giappone, perché se vi metterete l'impegno ce la potete fare anche voi, io ne sono sicuro, perché mettete da parte magari quei 8.000 euro per poter andare in Giappone, quindi di aereo e le prime spese della scuola e queste cose qua. Messe da parte quello, poi voi lavorando, trovandovi un lavoretto part-time, anche lavando i piatti, capito? Però se il vostro obiettivo è andare a vivere in Giappone, è un sogno che potete coronare, non è una cosa impossibile, non è come imparare a volare. Quindi veramente io spero che riuscite a fare. Se volete andare a vivere a Tokyo, penso che minimo minimo 120.000 yen vi serviranno, 150.000 se invece volete vivere un po' più comodi. Quindi secondo me con 150 50.000 yen, che saranno tosso i 1200 euro, forse un po' più, un po' meno, poi guardo, controllo meglio, ce la potete fare. Spero che questo video sia stato utile e ditemi qua se avete sempre. Io cerco di rispondervi a queste domande, però devo dire che sono indicative, perché comunque io spendo tantissimo in cibo. Quindi, però, veramente non buttatevi giù soltanto perché vi sembra che costi tanto, perché comunque non è impossibile, e secondo me ce la potete fare. Spero che questi video vi aiutano un po' a apprezzare di più il Giappone ogni giorno di più, perché io quando leggo dei commenti che mi dite che grazie ai miei video mi state appassionando di più per il Giappone, mi viene la pelle d'oca e mi fa sentire veramente felice, perché è un po' l'obiettivo per cui sto facendo anche questi video. E se mi dite che è impossibile arrivarci, beato te, vi dico no, 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 non lo accetto. Mettetevi in impegno, e se avete veramente
questo sogno lo potete realizzare, io conto su di voi, ce la potete fare. In ogni caso sarò qui tutti i giorni a tenervi compagnia, quindi dai, mettiamocela tutta. Un bacio, un abbraccio, ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Iscrivetevi e condividete questo video, ciao!